siamo qui per discutere di un tema importante, no? Il tema delle imprese. Sappiamo che, insomma, purtroppo le imprese stanno passando un momento di difficoltà, prima per il lockdown precedente che abbiamo avuto mesi fa, adesso perché, insomma, chiudono, riaprono, non abbiamo una linea precisa. Avete fatto un comunicato con Thunder Franchising nel quale sottolineate la situazione critica e comunque, comunque anche il bisogno di cambiare di passo. La frase iniziale di questo comunicato è a rischio 450.000 imprese e 2 milioni di posti di lavoro. E qual è la cosa primaria che voi chiedete al governo adesso anche che c'è stato un cambio di governo? Qual è la prima cosa che Thunder Franchising chiede al nuovo esecutivo? Ma una situazione abbastanza complessa, le cose da chiedere in realtà sarebbero tante, non so quale in ordine temporale sarebbe la prima. Comunque, innanzitutto chiediamo di fare chiarezza quando si parla di un cambio di passo, ma che ci sia veramente, perché a un anno dall'inizio della pandemia, perché a un anno, siamo ancora qua a aspettare tutti i giorni il venerdì per il comunicato, per sapere cosa succede, oppure ristori che ancora c'è poca chiarezza, soprattutto su quelli. Quindi noi quello che chiediamo è ristori. O quello che si chiama decreto sostegno, chiamategli il nome che volete e mandateci aiuto, perché di fatto sono stati fatti degli aiuti, dati degli aiuti in questo anno qua, una volta ogni tanto, senza una logica ben precisa, tutte volte hanno cambiato parametro. Inizialmente hanno messo il limite dei 5 milioni, come se le imprese che fatturassero 5 milioni o 4 milioni 999 mila euro sarebbero differenti. In realtà uno può fatturare 5 milioni, 1 milione o 10 milioni, ma dopo 3 mesi iniziali di chiusura, dopo tutti i weekend di chiusura che ci sono, l'equità finisce per tutti. Quindi, e sfido a qualsiasi azienda italiana ad avere in cassa 3 mesi di liquidità, perché sarebbe veramente una grande azienda, ma ce ne sono veramente poche così. Quindi noi il limite non lo chiediamo di 5 milioni, credo che sia un limite che chiediamo fortemente che sia superato, come chiediamo fortemente che sia superato anche quell'altra invenzione della legare al codice Ateco. Codice Ateco, inseriti per ristori a ottobre, ha lasciato tantissime aziende senza ristori solo perché avevano indicato all'inizio dell'attività, negli anni 90, all'inizio del 2000 o anche recentemente, un codice che non corrisponde magari alla realtà dell'attività svolta. Ad esempio, nel mondo del franchising, molti franchisor, anche della ristorazione, hanno un codice Ateco relativo alla protezione dei dati, perché quando state in Camera di Commercio, non essendoci purtroppo un codice Ateco universale che riguarda il franchise, hanno messo quello che ritenevo più opportuno in quel momento, che potrebbe essere la protezione del brand oppure la gestione dei dati presso gli affiliati perché controlliamo le vendite, eccetera. Quindi in realtà fanno attività di ristorazione, non hanno potuto accedere al ristori. Questa è una cosa gravissima, anche perché la cosa importante da sottolineare è che questi imprenditori hanno dei problemi di liquidità, di mandare avanti la propria azienda, perché sono stati chiusi non per una scelta imprenditoriale sbagliata, ma perché il governo, la pandemia, ci ha ridotto in queste condizioni qua. Quindi se ci chiudete dovete anche darci il modo di continuare a lavorare. Certo, sicuramente uno dei settori che è stato più purtroppo toccato da questa crisi anche economica è sicuramente il settore del turismo, quindi tutta la macchina del turismo, quindi non solo i ristoranti, però anche gli alberghi, insomma tutti coloro che lavorano o che lavoravano purtroppo fino a poco tempo fa nel settore del turismo. Le misure che hanno messo in campo, da quello che si può insomma dedurre dal comunicato, non le considerate sufficienti. Qual è secondo lei un errore che è stato fatto, che non doveva essere fatto e al quale e come si potrebbe poi ovviamente porre rimedio? Guardi, io le posso dire questo, che l'importante è prendere il periodo di riferimento non alcuni mesi del 2020 su 2019, ma bisogna prendere di riferimento tutto l'anno, tutto il periodo di pandemia, anche se continua, sull'anno precedente. Calcolare chi ha fatto, chi ha avuto un fatturato inferiore al 30% deve essere risarcito, con una percentuale sul mancato fatturato. Questa è la cosa migliore e automatica per tutti, indipendentemente che uno svolga un'attività con un codice Ateco o un altro, ma sono tutte attività che hanno dei grossi problemi a stare in piedi. Le faccio un esempio molto banale. Vicino a noi abbiamo la Francia. La Francia, i nostri associati hanno affiliati anche in Francia. Che è successo in Francia? Semplice, hanno determinato la chiusura, lockdown ancora adesso, sono ancora chiusi da ottobre o novembre, una rigidità pazzesca, però hanno dato tutti i mesi 10.000 euro ogni impresa. Ogni punto vendita 10.000 euro. Cosa significa? O quello oppure il 20% del fatturato che facevano nell'anno precedente. Quindi, con questi soldi qua, l'imprenditore cosa fa? Mantiene viva la filiera. Il problema è che
i ristori che sono stati dati ogni tanto non sono stati sufficienti per nulla. Non, in Francia riescono a pagare gli affitti e hanno pagato i fornitori che devono, hanno onorato le scadenze, che è una cosa giustissima, perché il problema non è soltanto del punto vendita, del ristoro che è chiuso piuttosto che un altro tipo di negozio o un albergo, il problema è che si è interrotta la filiera completamente. I nostri fornitori sono in crisi quanto noi, e quindi anche lì con i certi non ci sono per loro. Qua rischiamo che quando dovremo riaprire non troviamo più neanche i fornitori. Quindi quello che noi chiediamo è di prendere come riferimento il fatturato precedente. Ma se mi permette, anche un altro dato importante c'è da sottolineare. Molte catene del franchising nel 2020, ahimè, hanno aperto punti vendita. Sembra strano, ma c'erano delle aperture in programma, programmate. Tanto più che dopo un'estate, che venivamo dall'estate dove il Covid era quasi sparito, si riusciva a intravedere magari un futuro. Settembre-ottobre, quelle che erano soprattutto quelle aperture che erano programmate a settembre-ottobre le hanno fatte. Un mese dopo, a novembre, ci hanno richiuso di nuovo. E certo, per quei imprenditori lì non è previsto nulla, purtroppo, se non ho letto un 2.000 euro forfettari. Ma di cosa stiamo parlando? In più c'è l'altro argomento importante degli affitti. C'è una disparità, se mi permette, voglio sottolineare questo aspetto importante. C'è una disparità tra chi affitta in locazione e affitta in ramo d'azienda. Chi ha affitto in locazione è stato riconosciuto con credito d'imposta per l'affitto del 60%, chi è in affitto in ramo d'azienda del 30%, e anche qua chi fattura più di 5 milioni solo del 10%. Ma il conto economico deve tornare per tutti. Se uno fattura di più, ha anche dei costi in più. Il problema non è il fatturato. Il problema è che c'è disparità di trattamento tra imprenditori che svolgono la stessa attività, però con un contratto di affitto diverso, uno da ramo d'azienda e l'altro di locazione. Non è giusto questo. Tenendo presente che tutti i centri commerciali in Italia, e parliamo di 1.000 centri commerciali con dei fatturati intorno a miliardi di euro, con molti addetti, hanno tutti quanti l'affitto di ramo d'azienda. Mi sembra giusto? No. Senza poi entrare nel merito delle chiusure. Mm-hmm. Del legislatore. Qui infatti le chiedo una cosa riguardo delle chiusure. E, insomma, è evidente che la situazione è drammatica anche dal punto di vista, no, epidemiologico, quindi è chiaro che purtroppo delle restrizioni ci dovranno essere. Io le volevo, volevo appunto porre l'accento su questa questione. Secondo lei, comunque, come Feder Franchising, pensate che sia meglio fare una chiusura di qualche mese e poi riaprire, però riaprire seriamente con la campagna vaccinale a buon punto? Oppure se ha senso fare queste chiusure comunque per zone circoscritte che magari vanno solo a peggiorare la situazione? Guardi, noi facciamo gli imprenditori e non facciamo medici, però... e dare un consiglio è sempre difficile. Per quanto ci riguarda, se devono chiudere, che chiudano, ma che diano ristori, che diano la possibilità di riaprire le aziende. Questo è l'unico problema. Poi dopodiché si chiude per un mese, tutto il lockdown totale, ed è la soluzione migliore, però troviamo questa soluzione qua, perché un anno a dicembre ci hanno detto non facciamo il Natale, vi chiudiamo perché poi stiamo meglio dopo, poi c'è stata adesso la Pasqua, ogni momento ce n'è una. Quindi se la soluzione è quella di chiudere per un mese, 30 giorni, 40 giorni, con i ristori adeguati, con il calcolo dei ristori adeguati per tutti, ben venga, se poi riapriamo ed è una soluzione migliore. Però noi non siamo dei statisti, non siamo dei medici, noi chiediamo soltanto il diritto a lavorare. Se mi permette, ci è sembrato assurdo finora quello che è stato fatto, perché chiudere i centri commerciali il weekend, lasciare aperti i centri storici, non è che devono chiudere anche i centri storici come adesso dicono, però un imprenditore che svolge un'attività all'interno del centro commerciale deve avere soltanto i diritti quello di un centro storico, strade centrali non controllate, centri commerciali, controllati gli ingressi, temperature misurate, numero di persone controllati, chiusi. È una disparità che non abbiamo mai capito. È una cosa che non riusciamo a capire. La distinzione degli orari, ma al chiudere alle 18 e chiudere i centri commerciali il weekend, la distinzione alle 18, a nostro avviso crea assembramenti piuttosto che eliminarli, perché va di per sé che se lei limita i giorni di acquisto e gli orari di acquisto e di consumo, i consumi vengono concentrati in minor tempo, fa un maggiore assembramento. Tant'è che ci troviamo che alle 18 è diventata l'ora drammatica. Sembra, non so di cosa parlare, di essere un trincea, perché al 18 devono essere liberi i punti vendita, tutti insieme c'è un'evacuazione, tutti insieme si ritrovano fuori, tutti insieme,
ma lasciamoli aperti 24 ore piuttosto, i punti vendita, ma così la gente che scaglioniamo, controlliamo gli ingressi, certo, diamo pure limitati, però facciamo, gli imprenditori chiedono di lavorare, fondamentalmente chiediamo di lavorare. Poi se devono chiuderci, che ci chiudono, ma con i giusti ristori. Questa è l'unica cosa che chiediamo, non chiediamo altro, però non, se non è giusto che imprese non possono riaprire, guardi che molte imprese purtroppo non hanno ancora chiuso il 31-12 di quest'anno come pensavamo, perché aspettano i ristori per decidere. Se i ristori sono giusti e corretti, nuovo calcolo che faranno in base ai nuovi parametri, se seguono i nostri consigli, allora le perdite e le chiusure saranno limitate. Ma se sarà lo stesso un ristoro, che il riferimento saranno un paio di mesi, i codici Ateco, differenza del fatturato, 5 milioni, noi pensiamo che un 35-40% delle imprese non arrivano a fine anno, non arrivano a giugno, scusate, non arrivano a giugno. Le faccio una domanda un po' di a stampo politico, ecco, poi non come commento in ambito politico, ma più come insomma gestione. Se lei sta effettivamente vedendo un cambio di passo con questo nuovo esecutivo, oppure se le sembra che la situazione sia rimasta più o meno invariata, oppure se effettivamente ci sono dei segnali di insomma che si stanno staccando dal precedente esecutivo. Ad oggi non è cambiato nulla. Speriamo vivamente che possa cambiare, perché ce lo auguriamo come cittadini prima di tutto, perché siamo anche cittadini e imprenditori di questo bellissimo paese che purtroppo non riusciamo più a goderci per vari motivi, ma noi ci chiediamo un cambio di passo. Questo cambio di passo tanto annunciato, per ora ci sono problemi. Si è appena insediato il Draghi, ci mancherebbe altro, il Presidente ha le capacità sicuramente personali, ma speriamo anche di squadra di portare avanti una riforma su tutti a 360 gradi a questo punto, perché qua bisogna rifondare tutto da capo, dal sistema fiscale, dal sistema contributivo, da tutto quello che riguarda il mondo dell'impresa, è tutto da rimettere, da riscrivere completamente. Le faccio un'ultima domanda, se lei pensa che insomma questa stagione estiva, che insomma si spera prima o poi insomma arriverà, rappresenterà una svolta per il turismo anche con l'aiuto insomma della campagna vaccinale. Guardi, l'abbiamo detto in varie sedi e lo ribadisco anche qua. Noi chiediamo che insieme al piano dei vaccini si inizi a parlare anche di un piano di riaperture, perché se è vero che esiste un piano di vaccini, e ci deve essere per forza, perché adesso più o meno le cose le avranno capite, il numero di vaccini e tutto, vogliamo che si cominci a dare luce, una speranza all'imprenditore, che possa tornare a programmare le attività della propria impresa, perché è quello che fa l'imprenditore, deve avere certezze e vivere nelle certezze e nella sicurezza di poter continuare. Perché l'incertezza che si è creata finora, con i vari decreti legge interpretati in una maniera o nell'altra, o questi annunci e poi senza seguito, hanno creato più sconforto e più tensione che la mancanza di liquidità delle imprese. Perché hanno gettato nello sconforto imprenditori veri e propri, perché non sanno se domani mattina avranno la propria azienda. Per quanto riguarda l'estate, io mi auguro, al contrario di qualche politico che sento parlare, che ha detto che l'anno scorso è stato sbagliato riaprire tutto, io posso dire che, non siamo dei medici, ma vediamo dei dati, i contagi in luglio-agosto, giugno-luglio-agosto erano quasi a zero, e l'ondata è tornata a ottobre, dopo un mese e mezzo della riapertura, dalla fine dell'estate, quindi sicuramente non si può dare la colpa all'estate o agli imprenditori che hanno lavorato d'estate. Poi certi assembramenti in certe zone d'Italia ci sono stati, avremo modo di riorganizzare tutto quanto, ma fateci lavorare.